La richiesta di mascherine è ormai mondiale e una risposta arriva dal Molise con un brevetto che ha una peculiarità di cui in questo particolare frangente non si è tenuto conto. È una mascherina ecosostenibile. Essendo modellato sul volto di chi dovrà indossarlo, il dispositivo è riutilizzabile perché disinfettabile anche in autoclave. Il progetto della mascherina green è della startup isernina Digidental. La Digidental è il laboratorio digitale che supporta le due cliniche odontoiatriche Odontosalute Isernia e Odontosalute Napoli. Come disposto dai decreti ministeriali, siamo fermi con la produzione. Le nostre menti però hanno continuato a lavorare. Abbiamo infatti progettato proprio in questi giorni delle mascherine personalizzate. Abbiamo digitalizzato il volto del nostro, diciamo, paziente cliente e lo abbiamo importato in un formato STL. Con un software digitale abbiamo progettato e disegnato la nostra mascherina. Questa è la nostra mascherina. Sulla parte anteriore viene applicato un filtro in TNT e poi viene messa la griglia di protezione. Una volta realizzato il progetto al computer si passa alla stampa in 3D. In questo momento la stampante sta praticamente stampando la parte anteriore del filtro e sulla parte posteriore del nostro piatto della stampante c'è la mascherina. Stiamo lavorando per velocizzare il processo di stampa. Questo ci consentirà di essere attivi in questo momento di emergenza. L'obiettivo è quello di produrne il più possibile per aiutare la comunità. Questa è la parte anatomica che va vicino al volto, ok? Il filtro in TNT e il supporto che regge il filtro. Mettiamo il filtro, si può mettere anche doppio. Si aggancia.